con noi ai nostri microfoni. Buongiorno Gigi. Buongiorno a tutti, come state? Tutto bene, grazie, benvenuto ai microfoni di Radio More Napoli. Grazie, grazie a tutti. Allora Gigi, parliamo delle nostre emozioni, che sono anche le tue emozioni, perché le nostre emozioni è lo spettacolo che porterà in scena al Teatro Cilea dal 31 dicembre, quindi la notte fra il 31 e l'1 fino al 3 gennaio. Sì, le nostre emozioni penso che sia un titolo che dice tutto, nel senso che chiamiamo lo spettacolo perché siamo in una location che è il teatro, cioè voglio dire, il teatro è quello, il salotto un po' di casa mia, quello che mi accoglie soprattutto in questi periodi e che mi dà la possibilità di tirare fuori tramite le canzoni che ho creato, perché ci sono, tu lo sai benissimo, canzoni che ho scritto a tavolino, canzoni che sono ispirate dalla stessa vita che conduci, dall'atteggiamento che prende il popolo della tua città. Che poi vengono anche dall'anima. Soprattutto vengono dalla, quindi questo volevo dire, che sono reali, sono vere, non sono costruite. È per questo che questo spettacolo, ma più che altro è un concerto che si chiama basato sulla parola delle emozioni, no, le nostre emozioni, e la condivisione, diciamo, di quello che tu provi quando ascolti una musica che ti dà una vibrazione, qualche parola che ti, come ti posso dire, che ti colpisce perché comunque dentro ci ritrovi te stesso. E tutto questo l'abbiamo sperimentato già una decina d'anni fa, perché questa formula funzionava dalle 2 di notte in teatro. Il pubblico ha un motivo in più per non rimanere a casa e per non buttarsi, insomma, nella mischia dopo aver fatto il cenone. Il teatro mi sembra che per alcune persone sia la tana giusta per poter ascoltare un po' di musica e stare in tranquillità. E poi ti consente di abbracciare quella che è la tua famiglia, perché anche il pubblico è la tua famiglia, quindi dare un augurio poi alla tua famiglia. Certo, instauri quell'intimità giusta che molte volte in estate, faccio un esempio, no? Quando capita che tu incontri il pubblico nei concerti di mare, estivi, sai, c'è più massa, ti ritrovi in una piazza con 10.000 persone e quindi non hai la possibilità di avere questo contatto ravvicinato. Il teatro è molto più intimo. Sì, poi tra l'altro tu sei un tipo di artista che, se mi consenti, ti vede protagonista magari uno spettacolo in sé, però tu dai molto spazio al pubblico, cioè i veri protagonisti poi dei tuoi concerti. Sono loro, sì. Sono hai loro, esatto. Hai ragione, sì. Infatti cantano più loro che io negli ultimi tempi, quindi a me fa piacere perché poi, sai, parte un ritornello di una canzone, c'è quest'eco, questo coro e io ci gioco pure dentro, il pubblico diventa molte volte uno strumento. È bello. Esatto, oltre al pianoforte magari che ti accompagna spesso, hai l'appoggio del pubblico. Esatto. È affascinante comunque tutto questo. Senti Gigi, come ti posso dire, è una cosa comunque poi particolare. Tu sei un abitué del festeggiare il Capodanno poi in teatro. Mi piace perché, non lo so, io sono anche un tipo molto scaramantico, cioè il fatto di festeggiare in teatro il Capodanno, di aprire quest'anno con la musica e con la positività del pubblico, no? Con le vibrazioni delle mie canzoni, mi fa pensare che poi, voglio dire, sia nella vita, sia nell'amore, sia nella tranquillità soprattutto, no? Nella positività e anche nel lavoro si apre un anno, voglio dire, con un sorriso in più, cioè quello è che non vorrei mai, come dirti, evitare, perché è diventata veramente una tradizione per me. Ecco Gigi, oltre al sorriso, cosa ti auguri per il 2016 e cosa auguri alla nostra città? Innanzitutto alla nostra città e non solo, a tutta la nostra nazione, auguro un po' di pace, un po' di tregua, un po' di sole. Ecco, noi napoletani siamo abituati a dire così, un po' di luce, un po' di sole, perché voglio dire, la pace è la cosa più importante nel mondo, è la prima cosa, e io penso che l'amore sia una chiave in tutto questo, sia, diciamo, quell'emozione che secondo me, se uno si concentra un po' di più sull'amore, apre il suo cuore, cioè può sanare tante ferite. E poi noi di Radio Amore Napoli ce ne intendiamo di amore e anche di amore per la città. È chiaro. Gigi, in chiusura, lo spettacolo naturalmente partirà dalle tue prime canzoni, quelle degli anni 80, fino, diciamo, ai tempi nostri, ai tempi odierni. No, ti posso dire una cosa? Sì. Molti credono che sia fatto così, invece no. Io ho preferito
proprio ricreare, come dirti, un ambiente anche con i musicisti sul palco, al di là delle luci e di qualche cosa che ti dà l'atmosfera, no? Voglio dire, nella musica ho ricreato un momento intimo perché è molto open, cioè non c'è una scaletta che parte dagli anni 80 e arriva ad oggi, cioè posso partire pure con una canzone pop, ce la decidiamo al momento e poi magari faccio un salto indietro facendo un medley di un po' di canzoni del passato, cioè la mia musica su quel palcoscenico si dividerà tra il pop e l'acustico. Fantastico. Perché sì è così, è un mix. Ecco Gigi, allora prima di salutarci ti chiedo di fare un saluto con la tua firma a tutti gli ascoltatori di Radio Amore Napoli. Allora, un augurio speciale da me, Gigi Finizio, a tutti i radioascoltatori di Radio Amore Napoli, ma veramente con il cuore e con l'amore. Ciao a tutti e buon anno. Gigi, grazie, naturalmente ci vediamo al Teatro Cirea la notte del 31 alle ore 2 e poi anche fino al 3 gennaio. Ti aspetto, a braccia aperte. Grazie mille a Gigi Finizio.